Direttore, le vacanze stanno per finire o probabilmente non sono mai iniziate, siete al lavoro per allestire la squadra della prossima stagione? Sì, partirà con un nuovo allenatore, Massimo Epifani, e con questa rinnovata sinergia con il Pescara. Sì, hai ragione, le vacanze non sono mai iniziate veramente, quindi non è che stanno per finire. È vero, stiamo allestendo un organico competitivo come abbiamo fatto gli altri anni. La sinergia col Pescara si concretizzerà ancora di più in questi ultimi giorni, perché anche loro stanno facendo le loro strategie con la Primavera 1, quindi a quel punto sapremo quali ragazzi effettivamente poi arriveranno a Pineto, però insomma stiamo lavorando, cercando di lavorare bene, abbiamo riconfermato molti giocatori importanti per questa rosa e adesso dovremmo solamente, sperando di non sbagliare gli uomini più che i giocatori, perché questi campionati si fanno con gli uomini, non solo con i giocatori. Pierpaoli è arrivato, dovrebbe arrivare anche Marini, che è una riconferma dell'anno scorso, terzino sinistro, dovrebbe arrivare Festa, dovrebbe arrivare anche forse Martelli, che sono indecisi insomma nella situazione del ragazzo, forse anche Palladini, questi sono i ragazzi che potrebbero arrivare a Pineto. Rumors parlerebbero anche di un possibile arrivo a Pineto di Marco Sansovini, corrisponde al vero questa voce? Ma Marco l'anno scorso l'abbiamo cercato nel mercato estivo, quest'anno non credo che possa arrivare, anche perché noi la prima punta l'abbiamo già individuata e siamo già messi d'accordo, dovrebbe arrivare per le visite a metà luglio, quindi credo che quella opportunità purtroppo non gliela potremmo ripresentare quest'anno, anche per una questione anche di numerica. Dopo quanto fatto nell'ultima stagione si riparte con obiettivi ancora più ambiziosi, lottare per il primo posto? Ma noi partiamo ogni anno per fare dei buoni campionati senza fare grosse sciocchezze. Stessa cosa di quest'anno, cercheremo di allestire come sempre un buon organico per fare un bel torneo.